Per Cage e per Krishnamurti si impone la libertà dal conosciuto, che è il presupposto per potersi addentrare nel nudo senza problemi o aspettative. Il compositore americano richiede lo stesso all'ascoltatore, per poter fruire del brano silenzioso sino in fondo. Krishnamurti combatte lo schematismo mentale, Cage non crede nell'ispirazione divina. Non sceglie né il suono né il silenzio, bensì il non suono, in una versione taoista e zen, e sorride, come tutti i grandi maestri zen.